Vediamo oggi la terza lezione di questo orso di recupero, va bene? Io seguo alla regola il programma, va bene? Allora, oggi facciamo la statia dei orpi rigidi. La statia dei orpi rigidi. Allora, quindi partiremo a fare il concetto di una forza, vero? Che cos'è una forza? Poi vedremo come si misura l'unità di misura e poi vedremo un po' di esempi, un po' di caratteristiche e vedremo in modo particolare la forza peso elastica. E la forza di attrito. Dopo aver visto questo, faremo una piccola pausa e poi faremo degli esercizi, va bene? Il concetto di componenti cartesiane delle forze, sene e cosene, proiezione, l'abbiamo visto l'altra lezione, come si proietta un vettore e quant'altro, va bene? Ok? Quindi questa parte qui l'abbiamo già fatta. Seno, coseno e l'angolo, come si proietta nell'asse LX e nell'asse LY. Va bene? Perché? Allora, quindi partiamo dal concetto di forza. Che cos'è una forza? Allora, la forza è una grandezza fisica vettoriale. Quindi, essendo una forza, una grandezza fisica vettoriale, già definito modulo, verso, direzione e punto d'applicazione, vero? Partiamo dal modulo. Il modulo è fatto da un numero, come tutti i moduli, e un'unità di misura. L'unità di misura è il newton. N, grande. Il newton è una grandezza derivata da altre grandezze, quelle principali, vero? Quelle sette principali. Il newton è metro fratto secondo al quadrato per chilogrammo. Queste sono le unità fondamentali che costituiscono il newton. Metro, chilogrammo, secondo al quadrato. Questa sarebbe, diciamo, l'analisi dimensionale dell'unità di misura del newton, vero? Chiaramente, perché è importante della forza identificare sia il modulo, che è detto anche intensità, che la direzione verso e punto d'applicazione. Cosa fa in generale una forza che agisce su un corpo? Che conseguenze genera la forza che agisce su un corpo? Crea uno spostamento lineare o circolare? Lineare, va bene? Quindi crea uno spostamento lineare, un moto rettilineo. Chiaro? Per sapere in che direzione mi sposta e in che verso, perché lo spostamento è fatto da una direzione e un verso, devo conoscere la forza, che direzione e che verso ha. Altrimenti non posso rilevare lo spostamento. Vero? L'intensità invece che cosa mi dà? Mi dà l'accelerazione con cui sposto questo corpo. Più è intensa la forza, più che il corpo accelera. Chiaro? Il punto d'applicazione è importante perché se non è a seconda di dove applico il punto, a seconda se trasla o ruota. Perché se cambia il punto d'applicazione, invece di traslare può ruotare. E questo però non è compito di questo avviso. Qui ora vedremo solo forza e spostamento. Ciò che fa ruotare non è la forza, ma è il momento della forza. Ma qui non è l'oggetto di oggi. Chiaro?
Quindi direzione verso mi dà lo spostamento con cui si sposta il corpo, l'intensità mi dà l'accelerazione con cui si muove. Ci siamo? Allora, noi abbiamo diversi tipi di forze. In particolare ne vediamo tre: la forza peso, la forza elastica e la forza d'attrito. Partiamo dalla prima. Forza peso. La forza peso fu scoperta la prima volta da Newton, che la leggenda dice fosse sotto un melo e improvvisamente ricevette un urto nella testa, vero? Vide questa mela, staccandosi dal melo, boom, ne ascolse il capo e aveva un moto verticale. Quindi lui si domandò quale fosse la forza che aveva causato questo spostamento. Chiaro? E da lì nacque, ovviamente, dall'intuizione nasce l'idea, poi bisogna avere una certa base scientifica per motivarla. E lui arrivò alla legge di gravitazione universale, che dice che se io ho due corpi, M1, M2, di massa diversa, chiaro? Questi due corpi tendono ad attrarsi con una forza F, vale il principio di azione e reazione, vero? Quindi la forza con cui M1 attrae M2 è la stessa con cui M2 attrae M1. Questa forza è diretta secondo la retta che passa dai due baricentri dei due corpi. Il baricentro è il punto dove è concentrata la massa del corpo, vero? Non si immagina tutta la massa, si è concentrata in un punto che si chiama baricentro. Quindi la legge di gravitazione universale dice che la forza F con cui i due corpi reciprocamente si attraggono è data da una costante, che è la costante di gravitazione universale, per il prodotto delle masse dei due corpi ed è inversamente proporzionale alla distanza dei due baricentri al quadrato. Questa è la legge gravitazionale che scoprì Newton e ovviamente la sperimentò su più oggetti, va bene? Mise una molla, ma posso, lasciamo perdere in questa fase. Comunque, lui vide che valeva una diretta proporzionalità tra la forza e le masse. È un'inversa proporzionalità con la distanza in quadrato, cioè più che le masse erano distanti, più che la forza diminuiva. Ok? Con il quadrato della distanza. Va bene? Quindi inversamente proporzionale alla distanza, direttamente proporzionale alla massa. Da questa legge, dove G ha un valore particolare, ora ho a memoria il 6,23 per 10 alla meno 23, mi pare, meno 11, me lo ricordo. Buona memoria, so anche vedere. Questo è G, 6,67 per 10 alla meno 11. Avevo sbagliato 23. Va bene? Ok? Questa è la costante universale, cioè questo vale in tutti i posti dove vado, nella Terra, nella Luna, su Marte, vero? Se io metto due corpi, questi si attraggono a una forza che dipende da questa formula. G è la costante gravitazionale universale. Da qui poi si va nella Terra, vero? Io so, nella Terra so, la Terra che con buona approssimazione considero sia tonda. Voi sapete, la Terra non è tonda, è ellittica. Chiaro? In modo particolare è più sviluppata all'equatore, cioè la distanza del raggio misurato sull'equatore è maggiore della distanza misurata sui due poli, è leggermente schiacciata, va bene? Però noi ora noi immaginiamo che sia una sfera che ha un certo raggio, ritorna? Se io prendo un corpo e lo metto su, la Terra è fatta da montagne, mare, montagne,
mare. Quindi seriamente, se io sono in mare o se sono in montagna, cambia la distanza dal centro della Terra, dal baricentro, vero? Il mio G è diverso dai G, è diversa la distanza rispetto se sono in mare o se sono in montagna. Infatti, il mio peso varia in base, io in mare peso meno. Infatti noi si misura il peso o si misura la nostra massa quando ci si mette sulla bilancia, vero? Cosa si misura? La massa. Non si misura il peso. Il peso è un'indicazione della massa, ma teoricamente se io mi peso in mare o mi peso in montagna, la mia massa è la stessa, ma il mio peso, vero? Perché la massa è una proprietà intrinseca del nostro corpo ed è uguale in tutti i posti dove vado. Il peso dipende dal luogo dove mi trovo. Lo sapevate questo? Questa è la prima cosa che si spiega, ragazzi, quando si fa la forza peso. Vero? Quindi la forza peso è una proprietà dell'uomo. La massa è una proprietà del corpo. Chiaro? Mi torna? Tanto è una proprietà fisica. Perché varia? Perché se io sono qui o se sono quassù, la mia distanza dal centro della Terra varia. Poma varia. Aumenta e si aumenta, essendo il denominatore, la forza peso diminuisce. Ora, allora, cos'è la forza peso? Perché io trovo la forza peso come G per la mia massa? Che cos'è questo G? In che relazione sta G con G? Che sempre G si tratta, ma uno è minuscolo, uno è maiuscolo, e quindi concettualmente è tutta un'altra cosa. Andiamo a vedere la forza peso. Che cos'è la forza peso? È la forza con cui la Terra mi... Ma la Terra è una massa come tutte le masse. Ha una sua massa. Quindi M1 è la mia massa. M2 è la massa della Terra che mi attrae. Ecco la forza peso. Dove agisce? Sul baricentro. Ecco il punto d'applicazione. Sul mio baricentro. Che direzione ha? La direzione unisce il mio baricentro e il centro della Terra, che solitamente è perpendicolare al suolo. Ritorna? Ci siamo? Perché io sto tangente alla Terra, questa è la direzione perpendicolare. Eccolo, ecco perché è perpendicolare al suolo. Ritorna? La distanza è distanza è il raggio della Terra, con buona approssimazione. Chiaro che questo raggio varia se io sono in montagna o se sono in mare, ma varia sulla terza cifra decimale. Vorrebbe dire se io peso, parlo di peso di una donna, non di mio, purtroppo, 58,7 kg, anzi, guarda, 72, la montagna incide su questo numero. Quindi, se io peso 58 kg, che sia in mare, che sia in montagna, cambia poco. Ritorna? Però, teoricamente, se misurassi i decimali del peso, vedrà una differenza. Chiaro? Perché vedrà la differenza? Perché cambia il D. Ma con buona approssimazione il D lo posso considerare il raggio della Terra. Vado in internet. Eccolo. 6,371 km. Quindi questo è D, questo è G. Ora mi resta la massa della Terra. Ora a questo punto che posso fare? Io so che se voglio trovare la forza peso è uguale alla mia massa, M1, vero? Per che cosa? Per G, per la massa della Terra, M2, fratto la distanza che è il raggio della Terra al quadrato. Sostituisco e faccio 6,67 per 10 alla meno 11. E questo è G, M2 è 5,972 per 10 alla 24esima, fratto 6.000
371 alla seconda per M1. Sapete il numero viene fuori qui? Bravissima, 9,81, il famoso G piccolo. Chiaro? Ed ecco la formula che ti dà la forza peso M1 per G. È la legge universale applicata alla Terra. La forza peso non è altro che la forza universale applicata alla Terra. Chiaro? Ritorna? Ora capito? A tutti, Dio. Prima mi ha chiesto, ma un N81? Se vado sulla Luna, cosa cambia? Cambia questo, cambia questo, cambia G. G diventa più piccola, e se è 24, un N81, perché la massa è più piccola, la distanza è più piccola, il rapporto fa 6,24. Quindi sulla Luna peso meno, ma la massa mia è là. Tutto chiaro? Avete capito? Andiamo a vedere il secondo tipo di forza. Cancelliamo ciò che il secondo tipo di forza è la forza elastica. Allora, prima di analizzare la forza elastica e la legge che lega questa forza con il comportamento di materiale, che è la legge di Hooke, capiamo un attimo che cos'è il comportamento elastico di un corpo. Cosa vuol dire un corpo si comporta in maniera elastica? Vorrebbe dire che se io ho un corpo che ha una certa dimensione, in questo caso immaginiamo ha una certa lunghezza, e gli applico una forza, questo corpo varia la propria lunghezza in misura di delta L, ovvero si allunga. Potremmo entrare in merito perché si allunga, è un concetto di energia, cioè se io apro un'energia al corpo, lui si allunga perché internamente le molecole, allungandosi, fanno un lavoro che annulla l'energia che gli ho fornito. Al punto, e se gli fornisco troppa energia, cioè lo voglio allungare troppo, le molecole non ce la fanno assorbire, a un certo punto sì, e spesso sì. Chiaro? Inoltre c'è un problema, queste molecole si devono, questa le farete anche a chimica, si devono spostare in modo non irreversibile da poter tornare nella posizione. Perché se deformandosi si mettono in una posizione che non posso più tornare nella posizione iniziale, il comportamento non è elastico, ma è plastico e rimane deformato. Chiaro? Quindi se la molecola mi prende una posizione, prende una posizione che non gli permette più di tornare indietro, a quel punto il pezzo è deformato permanentemente. Noi ci analizziamo solo il campo elastico, dove la molecola si deforma, o meglio, il legame si deforma, si allunga la posizione della molecola e torna al punto di partenza. Cioè, se io tolgo la forza, il corpo torna ad avere la lunghezza iniziale. Va bene? Ci siamo? Questo è il comportamento elastico. La legge di Hooke cosa fa? Come tutte le leggi di Hooke, mette in relazione la forza con lo spostamento, mentre relazione vuol dire uguaglianza, la forza è uguale a qualcosa, a cosa? A
come tutte le leggi, ha un prodotto di una costante elastica per la lunga. Chiaro? Ecco la legge di Hooke. Conosco i K, da cosa dipende? I K dipende dal materiale. Ci sono materiali più elastici, materiali meno elastici. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io applico la stessa forza a materiali diversi, avrò un maggiore allungamento in quello che avrà la costante più piccola. Chiaro? Ci siamo? Perché? Siccome il prodotto deve rimanere costante, se questa è piccola, deve crescere questa perché il prodotto rimanga costante. Se il K è grande, deve essere piccola questa perché il prodotto rimanga costante, pari alla forza che io applico. Ora qui si può fare esercizi con la formula diretta, cioè conosco il K, conosco l'allungamento, ricava che forza ho applicato, oppure si può fare le formule inverse. Conosco la forza, conosco il K, ricava l'allungamento e genero, oppure conosco la forza, conosco l'allungamento, che K aveva il materiale. Quindi queste sono formule inverse. Questa è la formula diretta. Siete bravi nelle formule inverse? Allora, per ricavare delta L, se conosco F e K, io ho F uguale K delta L, voglio ricavare delta L, divido tutto per, e trovo il delta L. Se conosco F delta L, voglio ricavare K, divido tutto per delta, per quello che non voglio qui. Voglio togliere il delta L, lo divido da tutte e due le parti, il K vale la forza fratto la variazione da lunga, e sono questa e questa le formule inverse. Mi torna? Mi torna o no? Quindi a seconda di qual è la domanda del problema, varia ciò che voglio trovare. Dove facciamo degli esercizi, eh? Fin qui tutto chiaro? Ora abbiamo da trovare l'ultimo, un po' più complesso, è la forza d'attrito. Va bene? Allora, facciamo una doverosa premessa prima di fare la forza d'attrito. Almeno fate già qualcosa che farete il prossimo anno. Ma anticipo, almeno avete un piccolo vantaggio. Se venuti da di luglio a soffrire il caldo, il prossimo anno vi trovate avvantaggiati. Allora, la forza peso e la forza elastica sono chiamate, appartengono a un gruppo di forze particolari che si chiamano forze conservative. Perché si chiamano conservative? Perché dipendono il lavoro che essi generano. Voi sapete, il lavoro della forza non l'avete fatto, vero? Vabbè, comunque il lavoro è una forza per uno spostamento, va bene? Nelle forze conservative il lavoro che faccio dipende solo da il punto di partenza e il punto d'arrivo, non dal percorso. Vi fa un esempio. Voglio portare la massa M da P2 a P1. Ho due percorsi possibili. Il rosso, e il blu. Se la forza è conservativa,
sia è faccia e percorso rosso, sia faccia e percorso blu, il lavoro è lo stesso. Perché il lavoro dipende solo dal punto di partenza e dal punto di arrivo. Chiaro? In modo particolare dipende dalla differenza di quota da cui si trova il punto P2 e il punto P1. Quindi il lavoro fatto alla forza peso uguale all'energia gravitazionale uguale mg per la quota. Quindi la forza peso per la quota in cui la voglio spostare. Analogamente per la forza elastica, anche la forza elastica è conservativa. Ho una molla con un certo K, ho un punto P1, lo voglio portare nel punto P2. Allora, o che l'allungo prima così e poi così, o che l'allungo così, il lavoro che faccio è la stessa. Il lavoro è uguale all'energia elastica, ovvero K, l'allungamento in genere quadrato, fratto 2. Quindi dipende esclusivamente dall'allungamento, quindi dal punto finale, non dipende dal percorso fatto. Chiaro? Per la forza d'attrito, purtroppo, la prima cosa dobbiamo dire, le forze d'attrito non sono forze conservative. Quindi le forze d'attrito non sono forze conservative. Quindi per andare da P1 a P2 o da P2 a P1, a seconda se vado con il rosso o con il blu, cambia il lavoro che devo fare. Chiaro? Ci siamo? Questa è la prima differenza. Allora, facciamo ora la forza d'attrito. Allora, la forza d'attrito si divide in due grandi famiglie. Radente volvente. Lo stadio fa parte di radente. Ora te lo copio. Il radente a sua volta si divide in due: statico e dinamico. Questa è la mappa concettuale. Ok? Ah, vabbè, vanno fatte anche il viscoso. C'è anche il viscoso, non sapevo se ve l'avevano fatto. C'è anche il viscoso. È un terzo gruppo. Qual è allora la... Allora, facciamo la distinzione. C'è un'ulteriore suddivisione, è solidi, liquidi. Non pensavo che l'avessero fatto. Grazie per avermelo precisato. Allora, il radente e il volvente fa parte dell'attrito fra due corpi solidi. Il viscoso fa parte dei corpi liquidi o ai limitariformi. Chiaro? Allora, l'attrito quando nasce? Quando c'è un moto relativo fra due corpi. Nel radente c'è lo scorrimento secondo un moto di trasla. Nel volvente c'è uno scorrimento, un moto relativo di rotazione. Nei liquidi c'è uno scorrimento di strati di materia. Va bene? Il viscoso verranno fatto il cinematico e il dinamico o vanno fatto solo uno? Il cinematico. Ora vediamo dopo la forma. Vabbè, perché qui non ce l'ho, nemmeno il programma come ce l'hanno messo.
In questo programma scariato non c'era, ecco perché. Ti ha potuto. Anche perché lì ti serve, soprattutto in alcune discipline, serve. Infatti non si fa, non lo faccio. Allora, rimaniamo quindi a quello solido, va bene? Allora, radente, volvente. Allora, abbiamo spiegato la differenza fra radente e volvente, spieghiamo ora la differenza fra lo statico e il dinamico. Allora, nell'attrito statico è detto anche di primo distacco, ovvero corpo, pavimento, mettiamo, i due corpi sono fermi. Voglio trovare la forza di attrito con cui riesco a staccare il pezzo. Quindi devo vincere la forza di attrito. Quando la forza prevale sulla forza d'attrito, si staccano. Perché è chiamato forza di primo distacco? Perché i due corpi sono attaccati. È la forza che devo vincere per staccarli. Quindi la forza d'attrito statico o stacca il corpo oppure il corpo non si muove. Chiaro? Mi torna? A differenza invece della forza d'attrito dinamico, che è una forza che è sempre applicata durante lo scorrimento del corpo. Cioè, se io ho in quello dinamico ciò che il corpo si sposta, si muove con una certa velocità, qui c'è una forza d'attrito continua che si oppone al movimento del corpo. Ritorna? Qui siamo di primo distacco perché è quella che stacca i corpi. Qual è maggiore? La forza d'attrito statico o dinamico? È maggiore quella? Perché? Da dove trovo origine la statica? Io ho due corpi che hanno una certa superficie, se la guarda il microscopio, non è perfettamente liscia, vero? È leggermente defo. Al momento che metto il corpo a contatto con l'altro, cosa succede? Le due superfici si deformano leggermente, una prende la forma dell'altra. Quindi è come se si incollassero. Inoltre, viene a nascere un piccolo legame chimico. Perché? Perché le molecole sono leggermente polari e quindi si attraggono. Quindi quando io vado a tirare, devo vincere queste forze. Il legame chimico si è generato e l'eventuale deformazione che ha incastrato fra di loro i due oggetti. Non so se avete mai visto. Se due macchie fanno un incidente, poi per staccarle, duro fatica. Perché? Oppure c'è l'esempio di quando io spingo un'automobile. Se è ferma, fa più fatica per metterla in movimento. Poi è più facile. L'attrito primo distacco richiede sempre una forza maggiore. Allora, io non vado a misurare le forze chimiche, le forze di forma, vado a determinare un coefficiente, che è il coefficiente d'attrito statico, e lo metto in relazione alla forza necessaria, che la chiamo forza d'attrito, per staccarlo. Chiaro? Da cosa dipende questa forza d'attrito? Dipende da un coefficiente d'attrito statico per la forza premente, ovvero la forza con cui uno preme sull'altro. Attenzione, forza premente, che è la forza peso. Se i due corpi sono perpendicolari, se sono già in un piano inclinato, la forza premente cambia. È la forza perpendicolare al piano inclinato. Chiaro? Cioè, se io sono nel piano, la forza premente corrisponde alla forza
peso. Se sono in un piano inclinato, la forza premente non è la forza peso, ma è la V perpendicolo. Chiaro? Quella perpendicolare è piano, che è in funzione di questo ed è la forza peso per il coseno dell'angolo, ovvero la componente perpendicolare, vero? Ok? Ci siamo? L'attrito dinamico è la stessa cosa, soltanto non è più Fs, ma Fd, coefficiente d'attrito dinamico, che è ovviamente più piccolo. Ritorna? Ci siamo? Ovviamente fra l'attrito stato e dinamico cambia il coefficiente. A questo punto ci resta l'ultimo tipo d'attrito, che è quello volvente. Allora, se io voglio fare rotolare una ruota in un piano, cosa succede? Il piano, se io lo guardo al microscopio, il piano si deforma. Facciamolo vedere. Ritorna? Questo piano si deforma al passaggio della ruota, vero? Si deforma non in maniera simmetrica rispetto al punto d'appoggio, ma si deforma in maniera asimmetrica. Vorrebbe dire, nascono delle forze nel verso dello spostamento che sono maggiori davanti che non di dietro. Quindi nasce di fatto una forza risultante, che la facciamo la verde, che è spostata in avanti di una certa distanza di I, chiaro? Che si oppone al movimento della ruota e che quindi la frena. Chiaro? Quindi nasce una forza dovuta all'asimmetria della deformazione del pavimento e anche della ruota stessa, una forza che si oppone, chiamiamola una coppia, che si oppone alla rotazione, che quindi frena l'avanzamento della ruota. Tant'è vero che questa forza è tanto maggiore quanto più deformabile è la ruota. Cioè, se io prendo una ruota d'acciaio o una ruota di gomma, l'attrito volvente è maggiore della ruota di gomma. Perché? Perché si deforma di più. Chiaro? Nasce, la si chiama coppia d'attrito, che è la forza premente per il coefficiente di, che è questo coefficiente qua. Chiaro? Dove la forza premente, anche in questo caso, può essere la forza peso o una sua componente. E questo qui chiaramente è il coefficiente d'attrito volvente. Chiaro? Se ok? Ci siamo? Bene. Allora, facciamo un esercizio per te e poi si fa festa, va bene?
uno sulla forza peso, uno sulla forza elastica. Oh, oh. Facciamo il primo. In un giornale appare la seguente frase: in seguito a una dieta dimagrante, un uomo è passato da 82 kg a quello di 70 kg. In fisica la frase da considerare, esatta o sbagliata? Secondo voi è giusto o sbagliato dire passato dal peso al peso? È sbagliato. Doveva dire questo non è il peso, ma è la? Benissimo. Ok? Perché l'unità di misura è chilogrammi, non è newton, vero? Se era il peso era una forza, era newton. Ok? Quindi il formulo a modo corretto è passato alla massa di 82 kg alla massa di 70 kg. Chiaro? Allora, qui vi ha riportato dei valori, massa e peso sulla Terra. Vi chiede, da questi si può rilevare se sono direttamente proporzionali? Come si fa a vedere se sono direttamente proporzionali? Sapete? Quando è che due grandezze sono proporzionali? Y. Quando Y è uguale a... E questa K rimane con... costante, vero? Questo vuol dire direttamente proporzionale. Quindi, se y è il peso la massa è 1, k è 9,81 fratto 1, uguale 9,81. Poi facciamo 19,6 uguale a k per 2 e k è 19,6 fratto 2, quindi K rimane sempre con il rapporto fra Y e X rimane con costante, va bene? Anche 3, 29, 24 e 4, 92. Quindi sono direttamente proporzionali. Allora, se invece li porto sulla Luna, dove G vale 1,62, G Luna. Vero? Quanto sarà il peso? Cambia il peso e la massa innanzitutto. Il peso. Quindi il peso sarà uguale a 1,62 per 1. Per 2 e fa 3,24 e via. Va bene? Ci siamo? Ok? Bene, andiamo avanti. Allora, durante una dieta, un tuo amico di Omunia, il suo peso è diminuito 5 kg. La fase in fisica è sbagliata. Di quanto effettivamente è diminuito il suo peso? Cosa devo fare? Che operazione devo fare per trovare il peso che è diminuito? Devo moltiplicare 5 per 9,81 e fa 49, va bene? Ci siamo? Per chi pesa una forza, per trovare dalla massa e peso, devo moltiplicare per l'accelerazione di gravi che varia a seconda del luogo dove mi trovo. Ok? Allora, un piatto di massa 450 grammi contiene 80 grammi di pasta, 33 grammi di sugo, pomodoro, 5 grammi di parmigiano e 2 grammi di foglie di basilico. Determina il peso totale in newton. Come si fa? Vai. Bene, e poi? Perfetto. Ok? Tutti d'accordo? Si somma 4,50 più 33 più 80 più 5 più 2 e poi si somma, si moltiplica per 81. Quindi fa 4,50, 33
33 più 5 più 2 fa 40, più 80 120, 450 570, 570 grammi si porta in chili, 0,57 e si moltiplica per 9,81, va bene? Punto 57 per 9,81 fa 5,59 newton. Va bene? Ok? Per l'approssimazione ci sono tre cifre significative, va bene? Un neonato posto su una bilancia molto sensibile risulta essere passato da 3,65 a 3,81 grammi dopo una abbondante poppata. Calcola il latte preso dal neonato. Anche in questo caso si fa la differenza della massa e si moltiplica per 9. Qui c'è da usare la formula inversa. Conosco il peso in newton, devo ricavare la massa. Come faccio? Divido, va bene? Per 9,81. Stesso discorso, qui conosco il peso per trovare la massa, lo divido per 9 più 81. Vediamo l'ultimo, un po' più difficile. Qual è la massa di Curiosity? È quella che ho messo su Marte, vero? Il modulo che ha esplorato la sua età, sapendo che il suo peso il pianeta è 3657 e che l'accelerazione di gravità marziana vale 3,73. Per calcolare il peso, in questo caso bisogna. Divido per 3,73 i 3.357. Ok? Va bene? Bene. Facciamo ora quelli sulla forza elastica. Una molla si allunga secondo la relazione F100 per delta S. 100 e cos'è secondo voi? Che caratteristica è della molla? È la costante elastica, va bene? Ok? Quindi conosco la forza e conosco l'allungamento. Ora non mi dice di riempire la tabella per i dati mancanti. Quanto sarà F qui? 200. Qui? Va bene? Ovviamente tutti newton, ok? Qual è l'unità di misura della costante elastica? Se questo è newton e questo è metri, sarà no, newton fratto metri. Divido tutto per m, vedi? Ok? Ci siamo? Allora, l'allungamento della molla. Una molla disposta verticalmente è caratterizzata da una costante elastica di 80 Nm. Determina quale forza verticale si deve applicare per ottenere un allungamento di 20 cm. Che formula uso? Quella diretta o quella inversa? Quella diretta. Ovvero che 80 per 20, 20 lo metto in metri, 0, e fa 16 newton. Va bene? Quindi i dati sono sufficienti e sono 80 K uguale 80 newton metro, delta L uguale 20 centimetri. Va bene? Le unità di misura sono coerenti col sistema internazionale? No, perché invece dei centimetri ci deve essere i metri. Devo fare un'equivalenza. Esempio le equivalenze necessarie. L'equivalenza è 0,2 20 centimetri uguale 0,2 metri. Va bene?
ti viene usata la forza, quale formula devo usare? La formula di Hooke diretta, K per delta. Sostituisci nella formula valori e viene 80 al posto di K, 0,2 al posto di L e trovi. Ok? Una mola disposta verticalmente è caratterizzata da una costante lastra di 120, questa è K. E una lunghezza a riposo di 40 delta L, no, questo sarebbe l'L iniziale, va bene. Dove si apre la forza verticale, L finale è 60. Calcolo l'intensità della forza. Qui prima devo calcolare il delta, che è 60 meno. Poi faccio l'equivalenza, la porto in metri e poi apro la formula. 120 K per 0,15. Va bene? Ci siamo? Che fa 18, eh? Vediamo allora se ce n'è qualcuna sull'attrito. La forza d'attrito la faremo la prossima volta.